Dopo la fontana dell'elefante si rifà il look anche la pavimentazione di Piazza Duomo. Hanno avuto inizio i lavori di riqualificazione della base calpestabile del monumento simbolo di Catania, meta ineludibile del turismo e cuore della città. L'area che circonda l'elefante presenta, infatti, una pavimentazione in parte sconnessa e non aderente al piano di posa, oltre a un'ampia superficie di lastre rotte e non più riutilizzabili. Il resto della piazza pavimentata con basole in pietra lavica, invece è in buono stato e al momento non necessita di alcun intervento. La sistemazione dell'intera pavimentazione situata in prossimità della fontana dell'elefante in Piazza Duomo è stata deliberata con una variazione di bilancio operata dalla Giunta Trantino nello scorso mese di ottobre. 220.000 euro la spesa complessiva stanziata, finanziando l'opera con i proventi dell'imposta di soggiorno, nell'ambito della direzione comunale al turismo a cui gestione è affidata al capo di gabinetto Giuseppe Ferraro. La riqualificazione della Piazza Duomo, ha spiegato il sindaco Trantino, rientra nel piano di azione ad ampio raggio che l'amministrazione comunale sta compiendo per valorizzare i monumenti e le zone a maggiore vocazione turistica, in modo da rendere sempre più attrattiva la città. Voglio ricordare che sono in corso i lavori per la riqualificazione del monumento a Bellini in Piazza Stesicoro e che durante le festività natalizie sono stati illuminati altri 4 importanti siti di grande significato storico-monumentale. Un'attività di continua rigenerazione della città, ha aggiunto il primo cittadino, che contiamo di portare avanti anche nei prossimi mesi anche per via di un incremento turistico che per fortuna prosegue e anzi è progressivo e che consente di incassare somme aggiuntive con la tassa di soggiorno che spenderemo per migliorare ancora di più la funzionalità della città e la qualità dell'offerta turistica. L'ultimo intervento importante di rifacimento dell'intera pavimentazione della Piazza Duomo, furono completati circa 20 anni fa. Quando si decise di sistemare la pavimentazione di 2 piazze barocche di Catania, Piazza Duomo e Piazza Università. Durante quei lavori, dati intorno alla statua dell'elefante, fu realizzata una pavimentazione di marmo grigio di Taormina, ovvero in pietra di mirto, che forma un cerchio e incornicia la fontana e il liotru. La tipologia di marmo utilizzato, però, ha una sezione piuttosto sottile che non ha retto al peso di mezzi di trasporto, da qui la necessità di intervenire con lavori intorno alla fontana dell'elefante rifacendo l'intera pavimentazione. La priorità dell'intervento, operato con la supervisione dei tecnici dell'assessorato comunale ai lavori pubblici retto da Sergio Parisi, è diretta principalmente al rifacimento della pavimentazione in pietra di mirto di spessore aumentato, ricostruendo la forma del cerchio che incornicia la fontana e il liotru all'interno del basamento in pietra lavica, con una lettura cromatica omogenea dell'intera base calpestabile. Secondo le previsioni, al centro la persona disabile, turista e amante del mare, via al bando per la selezione di lidi balneari, siti nel litorale della Playa di Catania e in quello di Mondello a Palermo, che potranno beneficiare di fondi per garantire l'accessibilità del mare. La selezione dei lidi è la prima azione operativa di Turability, il progetto finanziato dalla Regione Siciliana che, con svariate azioni che saranno sviluppate in 18 mesi, mira al potenziamento del turismo accessibile in Sicilia per persone disabili, per le loro famiglie e per i caregivers, che si concretizzerà progressivamente grazie alla partnership tra Associazione Don Bosco 2000 e Impresa Social, capofila del progetto, Distretto di Azione Solidale, Don Bosco Mission, Associazione Siciliana Medullolesi Spinali, Delegazione Regionale Siciliana della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, Lido Spiaggia Mia Mondello, Centro Provinciale Istruzione Adulti CPA Catania 2, Spazio 47 e Sindacato Italiano Balneari. Grazie a questo primo bando saranno resi accessibili 10 lidi in Sicilia, a Catania e a Palermo, che grazie ai fondi potranno rafforzare l'infrastrutturazione materiale e immateriale tramite carrozzine per l'accesso al mare, Sand and Street e Job. Passerella antiscivolo, salvagenti e giubbini per adulti e per bambini con disabilità. I candidati vincitori inoltre saranno coinvolti nel Turability Charter per seguire linee guida mirate a rendere i servizi sulle spiagge pienamente accessibili e inclusivi. Possono presentare la loro candidatura entro il 28 febbraio 2024 tutti i lidi balneari interessati, a Catania e a Palermo, che siano in possesso di alcuni specifici requisiti, parcheggio riservato e disponibilità di servizi igienici attrezzati secondo la normativa vigente per le persone con disabilità. Turability persegue l'obiettivo dello sviluppo del turismo accessibile in Sicilia,
spiega il project manager Francesco Cauchi, attraverso la creazione di un circuito che abbatte ogni barriera, mirando all'inclusione anche attraverso attività laboratoriali e tirocini lavorativi, azioni in fase di progettazione che avremo modo di dettagliare prossimamente con la presentazione ufficiale del progetto. La manifestazione di interesse è consultabile online. https://2000.org/news/manifestazione-interesse-per-l'individuazione-di-stabilimenti-balneari/. Nel sito dell'Associazione Don Bosco 2000, impresa sociale aggiudicataria del progetto Sicilia Tutti Inclusi, afferente all'attività progettuale per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità. Il fronte nord della guerra, quello tra Israele e Hezbollah, ha visto mercoledì il maggiore numero di vittime finora, almeno 15 nei raid di Israele sul sud del Libano, in risposta a un missile che aveva centrato una base militare a Safed, uccidendo una soldata. Le vittime sono 11 civili, tra cui 6 bambini, 4 miliziani di Hezbollah. Dall'inizio della guerra a Gaza, oltre 4 mesi fa, gli scontri a fuoco tra Israele e il movimento sciita libanese hanno alternato momenti di bassa ed alta intensità, suscitando timori di un allargamento del conflitto. A Gaza invece l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'ospedale Nasser a Khan Yunis, nel sud della striscia. I soldati israeliani hanno arrestato decine di persone durante le operazioni. Poi è stato bombardato il reparto ortopedico, causando un morto e diversi feriti. Nell'ospedale, infatti, rimangono alcune centinaia di pazienti che non hanno potuto muoversi. Poco più giù, a Rafah, parte del 1,5 milioni di sfollati palestinesi si sta spostando per paura di un attacco imminente. So when the attack comes, you're going to have the greatest impact on the most vulnerable by definition. So the impact will be direct, many children will be killed. The hospital services and medical services are already massively depleted. They can't cope with the situation it is. Il premier israeliano ha fatto sapere che l'operazione a Gaza continua. Nessun nuovo negoziato al Cairo, ha detto Benjamin Netanyahu, finché Hamas non cambierà le sue richieste sui prigionieri da rilasciare. I Kansas City Chiefs stavano festeggiando con la città mercoledì la vittoria del Super Bowl quando si è consumata l'ennesima tragedia americana. Si sentono gli spari provenienti dalla vicinissima Union Station. La massa di tifosi della squadra di football, arrivati nel centro di Kansas City, nel Missouri, inizia a disperdersi. A terra rimangono senza vita una donna, madre di 2 figli e una ventina di feriti, tra cui 9 bambini. We became part of a statistic of too many Americans, those who have experienced or been part of or connected to a mass shooting. That is something that I hope we all recognize is highly problematic for all of us. La polizia ha arrestato 3 persone per la sparatoria, non se ne conoscono ancora i motivi. Di certo non è la prima volta. Le vittorie dei campionati di basket e baseball nel Michigan e in Texas lo scorso anno sono finite nello stesso modo. Kansas City poi è una delle città più violente degli Stati Uniti, con 182 omicidi nel 2023. Il presidente Biden ha invitato il Congresso a limitare l'uso delle armi d'assalto e dei caricatori ad alta capacità. Tra i feriti si contano 8 bambini e 2 sono in gravi condizioni. A 2 anni dall'invasione russa in Ucraina, Euronews è tornato a Irpin e Bucha per raccogliere le voci di chi crede ancora nella pace e nella vittoria. Le storie di Yulia e Dmitri, ormai lontani dai parenti che sostengono Putin, entrambi convinti che l'Ucraina stia combattendo una guerra per la libertà di tutto il mondo. We didn't think that Russia can invade us, because a lot of my relatives live in Russia. My husband's aunt and her children live in Russia. And now they don't speak, they don't communicate, because they can't believe us, that we are
under bomb that we struggle for our freedom. They don't believe you? They don't believe us. No, my husband wrote that he sent them some photos of destroyed houses, like this is our life. And they sent only, oh, it's not so dangerous, it's okay. Do you think Europe will come to support Ukraine for the long run? I hope, we all hope that Europe will support our country. And NATO. NATO too, because we fight not only for our freedom, we fight for freedom of the whole world. My father is thinking that Ukraine have a lot of Nazi, you know, and the Putin is doing right to occupied Ukraine. We don't have any conversation since 2017 with my father. And now it's impossible. You know, my father have a letter Z on his car. That's what he's thinking about this war. He supported Russia. All our territory must turn to us. You understand? Crimea, Donbass, everything, yeah? And then we can to stop this war. Do you think it's possible? You're from Donetsk. Yes, I think it's possible. I think it's possible, but we need more weapons. We need more armored vehicles, understand? And then we can to take back our Crimea. And as the people of Irpin and Bucha stop to relive the horrors of 2 years ago, they say the war has to go on because Ukraine must win. Shona Murray, Euronews, Irpin, Ukraine. In una lettera congiunta indirizzata a Ursula von der Leyen e inviata mercoledì mattina, Pedro Sanchez e Leo Varadkar sollevano serie preoccupazioni sulla campagna militare di Israele e sulle potenziali violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale, sottolineando la recente risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia che ha ritenuto che alcune delle azioni di Israele possano rientrare nella Convenzione sul genocidio. Tra i 27 stati membri del blocco, la Spagna e l'Irlanda insieme al Belgio sono considerate le voci più critiche nei confronti del governo di Benjamin Netanyahu e hanno sollecitato i piani di riconoscimento dello Stato di Palestina. La Commissione europea ribadisce la sua posizione. The EU consistently underlines the importance of ensuring the protection of all civilians at all times in line with international humanitarian law and it deplores all loss of lives. Civilian lives, and that the EU continues to pass these messages in all its statesmen, but also as well bilaterally in its contacts with the Israeli authorities. In vigore dal 2000 l'accordo Unione Europea-Israele è il principale strumento giuridico che regola le relazioni bilaterali tra i due partner e riguarda tra l'altro il dialogo, il commercio, la concorrenza, ma anche la lotta contro l'antisemitismo, la xenofobia e il razzismo. Non solo ricorrenza degli innamorati, San Valentino è stato anche il giorno in cui gli attivisti di tutto il mondo hanno ballato per sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere. A Roma, 20 ballerini e 50 studenti del liceo Dante Alighieri hanno inscenato un flash mob in Piazza di Spagna. One Billion Rising, questo è il nome dell'evento, è nato da un'idea di Eve Ensler, autrice dei monologhi della vagina. È stato promosso in 190 paesi con centinaia di persone che hanno danzato insieme sulle note di Break the Chain, rompi le catene. I partecipanti possono imparare la coreografia online da un tutorial disponibile su un sito web specifico. L'organizzazione invita 1 miliardo di donne, da qui il nome, a ballare e a connettersi in tutto il mondo per dare vita a un movimento di solidarietà collettiva globale. Si stima che il 35% delle donne abbia subito violenza in qualche momento della propria vita.